Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti. Si... generatore di Van der Graaf. Ho montato anche il rullo inferiore facendo dei fori con delle asole abbastanza grandi per permettere il movimento dell'albero. L'albero l'ho fissato con due tiranti di quelli regolabili da tensori da filo, in modo che così posso regolare la tensione della cinghia. Per la parte superiore al momento l'albero è fissato su un buco, ma penso di utilizzare due cuscinetti di modo che così la rotazione sarà ottimale. Per quello che riguarda la cattura delle cariche utilizzerò un dissipatore da transistor come questo, che ho provveduto a smerigliare per renderlo ben conduttivo in corrispondenza della cinghia qui sotto, di modo che così le cariche elettriche trasportate dalla cinghia verranno catturate da questa parte metallica e verranno portate alla sfera superiore. Nel rullo inferiore utilizzerò un altro di questi dissipatori per poter invece iniettare le cariche o tramite un generatore di alta tensione in continua oppure per effetto triboelettrico tramite strofinamento di materiali con scala triboelettrica diverso, ad esempio la lana. Come motore elettrico per il trascinamento dei rulli posso utilizzare ad esempio questo, che è di una vecchia lucidatrice alimentata a 230 volt 140 watt. Regolando la tensione di rete posso decidere di variare la velocità. Ecco, ora la spazzola per raccogliere le cariche è in sede, fissata. Ho fatto in modo di minimizzare la distanza con la cinghia, così quando gira le cariche vengono attirate bene. Per regolare la distanza ho utilizzato due distanziali, qui e qui, che sono dei pezzettini di tubo da gas e quindi di materiale gommoso, in modo che così, andando a stringere la vite qui sopra, si può regolare bene la distanza fra la spazzola e la cinghia. Alla fine, per il rullo inferiore, ho optato per la soluzione cuscinetto e infatti risulta molto più fluido il movimento. Il perno inferiore in alluminio è di materiale troppo tenero e infatti dopo un po' di sforzo si è rotto. Allora l'ho sostituito e qua sono stato fortunato perché ho trovato la stessa dimensione di 8 mm con questo albero prelevato da una vecchia stampante. Tra l'altro ha anche il grosso vantaggio di avere già un ingranaggio, quindi dentellato, dove potrò attaccare la stessa cinghia prelevata dalla stampante per fare ruotare il rullo. Questo qua è materiale metallico pieno, molto più resistente e quindi adatto a ruotare. Per accumulare la carica mi procuro due teglie cinesi, diametro 26, metalliche. L'ideale sarebbe che fossero un po' più grandi per inglobare anche la parte di pettine, ma per le prime prove comincio così. Per la misura del potenziale accumulato sulla sfera superiore utilizzo un vecchio strumento, un Matrix, di quelli ad ago, che collegherò a un partitore di tensione in modo da poter leggere sulla scala il valore di tensione in migliaia di volt accumulato sulla parte superiore del generatore di Van der Graaf.